Ci troviamo nella città della scienza di Napoli, un posto progettato per insegnare ed apprendere. In questi spazi migliaia di persone ogni anno vengono per imparare delle nozioni, dei concetti a volte molto sofisticati. Fanno esperimenti come in un laboratorio universitario, in un centro di ricerca, seguono lezioni, fanno delle attività. Ma dove si apprende? È necessario rimanere nelle quattro mura? E come si apprende? In realtà si apprende comunque e dovunque. L'apprendere è un'attività pervasiva degli esseri umani, è come il battito cardiaco. Possiamo esserne consapevoli o inconsapevoli. Si apprende quando passeggiamo, addirittura si apprende quando si dorme. Il corso proverà ad illustrare le principali teorie dell'apprendimento. Parleremo delle teorie cognitiviste, comportamentiste, connessioniste. Cercheremo di illustrare delle prospettive interessanti di grandi teorici come Brunner, Piaget, Vygotsky. Ovviamente dovremo parlare anche degli aspetti patologici dell'apprendimento, i cosiddetti disturbi specifici dell'apprendimento, la discalculia, la disgrafia. Infine, una parte del corso sarà dedicato all'analisi del ruolo delle nuove tecnologie nei processi educativi. Come le nuove tecnologie tipo internet, i robot o anche altri tipi di tecnologie come questa che stiamo in questo momento sperimentando, cioè l'erogazione dei corsi online, andranno ad impattare nei nostri processi di apprendimento. Vedremo come.